Donato Civitella, presidente del Collegio dei Periti Agrari della provincia di Chieti. Qui siamo all'Istituto Ridolfi, che è uno dei più importanti. Un focus sull'olivicoltura che sta cambiando. Come mai questa scelta? Allora, la scelta di questa giornata nasce dal fatto di ampliare le conoscenze degli alunni, portare al centro del mondo agricolo l'olivicoltura. Daremo spazio oggi a questo tema e faremo conoscere anche alle aziende agricole delle piccole innovazioni che sono in campo. Ci sono innovazioni dal punto di vista agronomico importanti, si guarda al futuro anche cambiando qualcosa rispetto alla tradizione. Quale sarà il vostro ruolo? Allora, il nostro ruolo sarà sicuramente molto importante. Si parla adesso di innovazioni, di nuove varietà, di nuove forme di allevamento, si parla adesso di olivicoltura intensiva, quindi avremo dei relatori, il dottor Pollastri in particolare, che parlerà, ci illustrerà questi nuovi metodi. Allevamenti intensivi che però non dovrebbero intaccare quella che è appunto la nostra tradizione anche paesaggistica. Senz'altro, infatti il ruolo dei periti agrari sarà quello di essere tecnici nel campo, di sostenere le aziende agricole in questa riconversione e sicuramente non dobbiamo stravolgere quella che è stata la tradizione dell'olivicoltura in Abruzzo, quindi innovare sì, ma comunque conservare e puntare alla qualità e alla sostenibilità dell'olivo. Luciano Pollastri, agronomo della Regione Abruzzo, è da un po' di tempo che sta spingendo sull'acceleratore per far passare questa importante idea dell'innovazione anche agronomica, quindi scelte varietali diverse. La Spagna oggi è un punto di riferimento perché praticamente ha messo a regime di convenienza economica la propria attività, potremmo sintetizzare così? Sì, infatti la Spagna non solo produce olio, ne produce tantissimo rispetto all'Italia, sempre di più anche, ma soprattutto sta mettendo a regime dei nuovi protocolli sia di gestione agronomica degli oliveti, ma soprattutto di impiantistica, e si sta proponendo, si sta facendo promotrice a livello mondiale, ma chiaramente anche in Italia, dove c'è chiaramente un interesse commerciale notevole, dei nuovi modelli per i quali c'è una forte intensificazione culturale attraverso modelli di alta densità cosiddetti, dove si arrivano anche a superare i 2000 piante ad ettaro, e sono chiaramente dei modelli a mio avviso che possono veramente essere molto interessanti, chiaramente con i dovuti distinguo rispetto a quello che è la realtà sia produttiva sia climatica spagnola con quella italiana. Dobbiamo cominciare a prenderne atto e dobbiamo lavorare in questo senso. Fino adesso c'è ancora, ci sono due punti di vista che in qualche modo condizionano. Uno, che queste varietà e questo tipo di attività sia da grande estensione, e un'altra è che si possano fare magari soltanto, si possa utilizzare soltanto una varietà spagnola. Allora, è chiaro che sono dette in questi termini, anch'io se fossi un olivicoltore non mi avventurerei. Oggi come oggi invece la realtà è ben diversa e va fatta chiarezza su questo aspetto. È vero che gli impianti ad alta densità sono nati chiaramente per grandi estensioni, per aziende di un certo livello, ma abbiamo verificato che l'alta densità va a vantaggio della produttività sull'unità di superficie, quindi a parità di superficie, che sia 1000 metri quadri, sia 10.000 metri quadri, sia quindi 10 ettari, 20 ettari e così via, io aumento sempre con questo modello la produttività ad ettaro, prima considerazione. Seconda considerazione, queste sono piante raccoglibili da terra. Va bene? Quindi, perché hanno una paletta fruttificazione massima di 2,50 m. Quindi anche da un punto di vista di sicurezza sono molto interessanti, perché noi abbiamo ancora una olivicoltura antica dove c'è ancora chi muore per raccogliere le olive dalle piante, questo non lo sottovalutiamo. Altro discorso è quando riguarda le varietà non sono molte obiettivamente, ma qui tiratina di orecchie al mondo della ricerca, che deve capire che bisogna lavorare per la selezione di varietà autoctone italiane, fra queste individuare quelle che più di altre si predispongono ad essere inseriti in modelli di alta densità. Ci sono già varietà italiane, basta pensare al FSC17, basta pensare a alcune varietà selezionate di Leccino tipo la
la Tosca. Basta pensare all'ultimissima licenziata del 2017 dal professor Camposeo all'Università di Bari, che è la Lecciana, che ha delle performance molto interessanti, la Don Carlo che è italiana, il Maurino che è italiano, si possono inserire in questi modelli. Ecco, bisogna cominciare a fare chiarezza, ma anche di lavorarci bene a sopra.